io ero già sveglio, però le ho sentite chiaramente e sono stato immediatamente telefonato da un funzionario dei Vigili del Fuoco che mi ha detto vado in caserma di corsa per vedere che cosa succede. E mi ha riferito poi nell'ora successiva che hanno avuto moltissime telefonate di cittadini che non hanno lamentato danni ma semplicemente chiesto di che si trattava, se c'erano rischi e quant'altro. È lo sciame sismico che si accompagna con la migrazione purtroppo degli epicentri verso nord-ovest, che si accompagna con l'evento sostanzialmente di una settimana fa che è avvenuto nel territorio Marche-Umbria. Ricordo che nel 97 il terremoto Marche-Umbria durò molti mesi, quindi dobbiamo purtroppo un po' abituarci ad avere queste scosse che ci preoccupano ma che al momento attuale perlomeno ad Arezzo non destano preoccupazione. La situazione è sotto controllo, nel senso che l'amministrazione comunque continua i monitoraggi nelle scuole, cosa iniziata ieri l'altro, e alla fine avremo un panorama completo di qual è la situazione e delle scuole e degli edifici pubblici. Tutto quello che abbiamo visto non presenta rischi importanti dal punto di vista della sicurezza antisismica.